Ma ossigeno? Prende qualcosa? Sì, ho avuto di cocaina. Ma l'ossigeno quanto satura? È un simulatore ad alta fedeltà, quello che è arrivato per la formazione degli operatori di alcuni settori della ASL Sud-Est e quindi qui ad Arezzo. Siamo all'interno del Parco del Pionta, in una delle palazzine appunto della ASL, e quello alle mie spalle è il manichino appunto che riproduce in alta fedeltà il corpo umano e può dunque simulare numerosi casi sui quali possono formarsi ed intervenire gli operatori sanitari. È una novità che è stata fortemente voluta, su cui ci sono stati forti investimenti e che rappresenta, diciamo, il culmine, il punto più alto per quella che è l'attività formativa della nostra ASL. Ecco, una simulazione ad alta fedeltà, perché non basta più l'aula? Non basta più l'aula perché l'acquisizione della nozione non è sufficiente per poter capire e per poter fare. Quindi sapere e saper fare, e saper fare in equipe. Questo sono il nucleo fondamentale di questa novità che è appunto rappresentata dalla formazione con il simulatore. Vado, vai. Ripreso. Signore, la pasta con noi? Sì, vorrei parlare un attimo con il rianimatore. Sì. Abbiamo un paziente con esserci sopra a sede superiore a... Gli scenari sono vastissimi, si passa da scenari clinici a scenari di trauma, a scenari di un soccorso nel territorio, un soccorso sui pronto soccorso. La cosa importante è che comunque l'emergenza ha capito che rivisitando i casi si impara molto e si evitano gli errori, quindi un'emergenza organizzata dà ancora più sicurezza ai nostri cittadini. A chi è destinata la formazione in questo laboratorio? È destinata a tutto il personale dell'azienda, perché quello che sarà la simulazione effettuata sarà sia per eventi del territorio sia per eventi intraospedalieri, in maniera da dare una uniformità di preparazione con simulazioni che, appunto, ripetendo, di alta fedeltà permettono di migliorare il lavoro di squadra, l'organizzazione e la qualità di quello che possiamo offrire.